Io partirei intanto a riflettere sul significato dell'immigrazione che possiamo già vedere nel nostro paese e nelle nostre realtà. Chi dice che l'immigrazione non è un problema è uno sciocco. Qualcuno mi ha insegnato che solo ciò che ami diventa un problema per te. E quindi chi dice che è una strada piena di fiori, piena di bontà, l'immigrazione no, l'immigrazione comporta per chi viene, per chi deve accogliere difficoltà, persino sofferenze. E io credo che questo anche noi a sinistra dobbiamo saperlo di più. Non bisogna mai sottovalutare i problemi che può porre l'immigrazione, avere gli strumenti, anche analitici, per intervenire. Se però guardiamo al nostro paese, l'immigrazione che ormai si aggira intorno a 4 milioni, circa 4 milioni più di cittadini, persone che sono venute nel nostro paese, produce qualcosa come 13 miliardi e mezzo per il nostro PIL e qualcosa come un utile di 1 miliardo per quanto riguarda lo Stato. Il complesso, cioè, ci dà un utile. Le nostre classi sono piene di ragazzini che sono figli di immigrati, senza le quali non ci sarebbe probabilmente nemmeno il problema di fare la riforma della scuola e di assumere i precari, perché si sarebbero semplicemente chiuse queste classi. Le nostre culle negli ospedali sono piene di bambini di immigrati, altrimenti avremmo dovuto chiudere tanti punti nascita. L'anno scorso, per la prima volta, il nostro paese ha perso 100.000 persone. Vuol dire che, e lo dicono tutti i sociologi e economisti, cominciamo un regresso sul piano demografico, con il quale poi ci sarebbe regresso e recessione economica. Quindi, fermo restando che l'immigrazione è un problema, bisogna vederne anche gli aspetti positivi e non solo gli aspetti negativi. Tant'è vero, se lei viene in Toscana, ma se andiamo anche nel Veneto o nella Lombardia o in Emilia, le fabbriche, l'uva, la pelle, la conciano, la coltivano, la potano, tanti immigrati. Tanto nostro prodotto interno lordo è fatto da manodopera immigrata. Però lei ha citato almeno un paio di regioni, penso alla Lombardia, sì, penso alla Liguria, che in realtà non ne vogliono sapere di migranti. Ieri voi avevate questo incontro col ministro dell'interno, sì, Maroni, sì, mi sa che non è venuto affatto, sì, però c'erano Zaia, sì, però c'era io condivido questo. Voglio capire... noi partiamo dal fatto che l'immigrazione è soltanto una disgrazia che ci capita e di cui aver paura, noi non riusciamo a predisporre gli strumenti necessari per un'accoglienza che ovviamente deve essere un'accoglienza regolata. Allora, il primo dato da sfatare è che noi abbiamo gli stessi immigrati dell'anno scorso, solo 1.000 in più. Io mi domando com'è possibile che l'anno scorso non è successo nulla e quest'anno invece è venuto fuori il finimondo. È una domanda a cui non so darmi risposta. Forse c'erano le elezioni e allora sono venuti fuori tutti questi problemi. Beh, è veramente malizioso. 58.000 sono gli immigrati quest'anno, 57.000 al primo di giugno erano gli immigrati dell'anno scorso. Quindi non ci però si le deve leggo spaventare. Deborah Serracchiani, siamo saturi, una regione piccola non può proprio fare di più. Pisa Pia, Milano più di così non può fare, non arrivino altri profughi. Bonaccini, noi le quote le abbiamo rispettate, altre regioni sono in difetto. Casson, Venezia ha già dato, tanto si rischiano tensioni sociali. Aiuti, perché sì, le ho citato, diciamo, sì, allora io non, penso non che, l'onorevole Pini. No, 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 io penso che il Paese deve essere uno e indivisibile. E lo Stato, c'è un accordo che è stato preso l'anno scorso tra tutti i presidenti, l'ANCI e il governo italiano, ha il dovere di far rispettare il fatto che gli immigrati si ridistribuiscono nelle regioni in base alla popolazione residente e in base al Fondo Sociale Europeo, un altro parametro che comunque corregge di poco la popolazione esistente. Questo accordo è stato firmato anche dall'onorevole Maroni, che oltretutto ha fatto l'esperienza di ministro degli interni e gestì, ero già allora presidente. Io e il presidente Rossi eravamo ai tavoli insieme. Appunto, io facevo l'assessore all'immigrazione in Puglia e lui faceva il presidente. Appunto, e gestì con noi il flusso dalla Tunisia e dalla Libia, che fu piuttosto concentrato. Enormi, con due differenze no, enormi. No, la differenza però gliela dico erano io. Di più. Gliela dico e arrivarono io qual di è più la quella, differenza. No, la differenza erano più concentrati nel tempo. E i flussi più concentrati è evidente che creano maggiori problemi.
Ma l'uscita, sa quale fu? Fu l'uscita di ricorrere ad una cosa che voi non volete come bandiera, ma quando siete stati al governo l'avete utilizzata, ed è la legge turco-napolitano, che rifacendosi al Trattato di Dublino, articolo 17, consente ai profughi di ottenere un permesso di carattere umanitario e di ricongiungimento, quindi quella distinzione tanto sbandierata tra profughi economici e profughi per motivi di guerra, con il permesso umanitario e di ricongiungimento familiare salta, e questo ha consentito che il flusso di immigrati si spargesse poi con un permesso a termine. Una serie di balle, cioè, non è clamorose. Assolutamente sì, vero, Pini, forse, balle. Scusa, sì. forse non te lo ricordi, il Consiglio dei Ministri presieduto da Silvio Berlusconi, la legge turco-napolitano, non la Bossi Fini, testo unico sull'immigrazione, che è la legge turco-napolitana, ha ragione il Presidente Rossi, su richiesta delle regioni. La prima fu la Puglia, la Toscana insieme e molte altre regioni, concesse il permesso temporaneo di soggiorno per motivi umanitari.